Un saggio storico politico su Gerardo Chiaromonte, dirigente napoletano del Partito Comunista Italiano e poi sostenitore della svolta della Bolognina, è stato presentato al Maschio Angioino. Con l'occasione i relatori hanno offerto una riflessione sulla fase politica degli anni 70 e 80 e sul ruolo politico del PC in quello scenario nazionale. Nel 65 viene chiamato direttamente la Bottega Oscura da Togliatti, è il vice responsabile della sezione agraria del PC fino al 69, poi diventa responsabile fino al 72, dal 72 al 75. Un importante direttore di rinascita. Credo che Chiaromonte, che era uno che stava spesso in minoranza, ma poi diciamo, rimaneva sempre diciamo, del partito e accettava le decisioni della maggioranza, sia presente da questo punto di vista. E noi ci siamo appassionati di quella stagione perché era una stagione alternativa a quel modello. Alternativa al modello che vedeva la prevalenza del capitale sulla persona, dell'avere sull'essere, sulla finanza nei confronti dei bisogni e dei diritti. Ecco, oggi sicuramente si sente l'assenza di una forza di sinistra forte. Con un contributo filmato d'epoca è stata ricordata anche la festa dell'unità del 1976 che si svolse a Napoli quando era sindaco Maurizio Valenzi e i partiti della sinistra raccoglievano in città oltre il 40% dei consensi. La manifestazione ebbe luogo nella mostra d'Oltremare e si concluse con un imponente comizio del segretario Enrico Berlinguer. A una Napoli in gran parte ignorata, al potenziale produttivo di questa città,